con Gianluca Brovi al termine di Albese Carraschese. Allora, mister, oggi c'è un po' di rammarico per una gara che diciamo sembrava chiusa, poi alla fine forse un po' il caldo, in generale un po' la stanchezza, l'avete un po' lasciata andare, è arrivato questo pareggio di Modini che potrebbe pesare parecchio nell'economia del campionato. Ma sì, oggi è una partita che abbiamo dominato, davvero loro penso che abbiano calciato in porta col gol di Modini, che era il 43esimo, 44esimo, poi con quell'occasione che a momenti ha avuto di testa ancora Buso e ha tirato fuori. Per il resto si è entrato il vantaggio, potevamo fare il 2-0, non siamo riusciti a trovare questo 2-0 che avrebbe chiuso la partita, poi caldo, qualche infortunio che. Qualche cambio obbligato, ha un po' cambiato la partita e più che altro la gestione della palla, ecco. E poi è arrivato questo gol dal nulla che ci vede di nuovo pareggiare una partita che sembrava vinta, però va bene così, calcio anche questo. Noi nell'ultimo mese devo dire che siamo stati abbastanza sfortunati, però questa è la verità. Ecco, Carraschese che è, diciamo, dei piccoletti dalla cintola in su, a tratti è un aspetto importante, a tratti sembra che questi ragazzi forse si facciano un po' belli con le giocate e non concretizzino quando Ma arriva il no, guarda, momento. non è quello, perché guarda, le occasioni del secondo tempo, devo dirti la verità, viste dalla panchina, non c'è mai stata la possibilità di andare a calciare. Loro difendevano bene l'interno e quindi facevamo questo 2 contro 1, sfondavamo, poi o il cross era corto, o il cross non arrivava, oppure Amedeo tagliando dentro veniva poi chiuso, non riusciva a calciare. Nel momento in cui abbiamo trovato, ecco, l'occasione con quella palla messa in mezzo di destro all'indietro, dicono è arrivato il gol di Cornero e lì la partita sarebbe stata chiusa, perché loro forza di reagire fino lì non ne avevano, tranne buttando qualche pallone avanti e a sperare. Finché abbiamo avuto, ecco, diciamo, il pallino del gioco in mano, finché abbiamo avuto le energie, noi abbiamo sempre creato, quindi oggi la squadra si è ben espressa. Poi, ovviamente non si può pretendere che tutto l'anno le cose girino per il verso giusto. Oggi devo dire che l'ultimo passaggio, l'ultima cosa non ci è venuta. Un'ultima considerazione obbligata, con questa giornata siamo a due della fine, si può dire che il campionato è chiuso o c'è ancora tanto da Allora, decidere? non so ancora cosa abbia fatto la Prodronero, però noi effettivamente nelle ultime 3 partite, con il recupero e oggi da Denso e oggi ad Alba, abbiamo raccolto poco, cioè. Questa è la verità, ecco, se si vuole vincere un campionato bisogna raccogliere di più in queste ultime partite. Ovviamente noi abbiamo raccolto tanto all'andata, tanto anche nel ritorno, nelle prime giornate, e purtroppo nell'ultimo periodo, nelle ultime 5 giornate, quindi dico dall'87esimo di Dronero in poi le difficoltà sono venute fuori, ecco. Grazie.